Una vecchia ruota raggi arrugginita può sembrare un rottame ai più, ma nella realtà nasconde dentro un gioiello che può trasformare qualsiasi macchina sportiva in qualcosa di speciale. Mi chiamo Matteo Bosisio, sono responsabile di produzione qua a Ruote Borrani Milano, un'azienda storica nel mondo dell'automobilismo, un'icona dell'automobilismo italiano. Brevemente, cosa facciamo? Noi facciamo ruote a raggi. La ruota a raggi è un prodotto completamente fatto a mano. Oggi noi lo facciamo come si faceva 50, 60, 70 anni fa. Non c'è soluzione a tutto ciò. È come un vestito, per cui tutto è fatto come ai vecchi tempi con i macchinari d'origine. C'è tanto lavoro dietro e tanta passione. Abbiamo imparato tutto dall'eredità di chi c'è stato e oggi siamo felici e contenti, ci divertiamo un mondo a portare avanti questa tradizione italiana e soprattutto milanese. Non esiste nessun altro metodo per fare una ruota a raggi, non si può industrializzare, non può essere messa in una macchina e composta. Purtroppo il fattore umano, che è il suo bello, è al 100% necessario. Non c'è nessun'altra maniera per fare le ruote se non con l'apporto di tante ore di fatica, di sudore e divertimento. Il tutto iniziò da un viaggio di Carlo Borrani, nostro fondatore, in Inghilterra, dove gli fu proposta l'acquisto di una licenza di un sistema nuovo e moderno, si parla del 1922 ovviamente, da parte della compagnia Raggi Whitworth. Questo sistema consiste in una chiusura centrale con un dado unico. Questo è stato sconvolgente, infatti tutt'oggi le macchine di Formula 1 posseggono un dado solo, hanno ancora adesso la chiusura centrale con i mille righe originariamente disegnato nel 1911 da Raggi Whitworth. Da lì la grande storia, cosa succede? Noi abbiamo prodotto questo articolo, migliorandolo da un progetto inglese diventata una grande gloria italiana. Qual è il grande supporto? È stato l'utilizzo del canale in lega leggera. Non è importante soltanto il peso di una ruota, e anche dove il peso sta. Da qui fu studiato nel 1931 dal figlio del nostro fondatore Cesare Borrani le nuove tecnologie dei tempi. La lega leggera ai tempi si chiamava dura alluminio. Al Formula iniziò a sperimentare queste ruote della allora Raggi Whitworth Milano e i piloti le trovarono incredibili. Iniziarono ad equipaggiare la P2, macchina leggendaria. Da lì ovviamente Maserati saltò con tutte le sue macchine sul treno e noi abbiamo equipaggiato tutte le Maserati ai tempi. Dall'uscita della Formula 1, diciamo nel 65, della ruota raggi, la vita continuò comunque fino alla fine degli anni 70 nell'ambito del supersport, come Le Mans, Sebring, tutte queste gare. Anche Henry Ford fece nel 63 una macchina eccezionale che è diventata leggendaria oggigiorno, la GT40, e la volle in stile europeo per competere con Ferrari e Maserati. E con le ruote a raggi Borrani. Oggigiorno noi forniamo un servizio di restauro, nel senso che la ruota a raggi, come tutte le cose, ha un suo consumo. Il consumo viene nei raggi, l'elemento di sicurezza della ruota. Col tempo, purtroppo, come tutti noi, la struttura molecolare di questo accessorio principale
cambia, si secca, invecchia, si corrode, si indebolisce. La ruota raggi può essere smontata, non è monolitica, per cui essendo composita noi la portiamo in mille pezzi, tagliamo tutti i raggi, possiamo controllare il canale, possiamo rifare le sedi, possiamo rilucidarlo, anche se sono questioni solitamente estetiche, possiamo intervenire anche sulle strutture funzionali, nel caso la dentatura o se si è indebolite le parti, possiamo sostituire le parti e ovviamente tutti i raggi, rinfreschiamo la capacità e la resistenza della ruota, ridando un oggetto al proprietario al 100% capace e sicuro come al momento dell'acquisto negli anni 50, 60, 30, 40.